Amici di TechAndroid.it, benvenuti in questo nuovo video dove andremo a scoprire questo robot aspirapolvere, un robot che vi fa il caffè? No, scherzo, assolutamente no, ma un robot che io ho espressamente chiesto all'azienda perché avevo la curiosità di testarlo. Come ben sapete, ho due cani a pelo lungo all'interno della mia abitazione, il pelo quindi vi lascio immaginare che si trova dappertutto, e quelli col sacchetto erano veramente una scocciatura. Lui, l'Eureka E10S, ha una base di svuotamento ciclonica che permette di svuotare tutta la sporcizia che viene immagazzinata qui dentro attraverso il comodo contenitore. Ma non vi dico altro, scopriamola subito dopo la sigla iniziale. Innanzitutto partiamo subito con il corpo principale, quindi il vero e proprio robottino. Parte superiore composta dalla classica torretta di cui siamo sempre abituati con altri robot, è una torretta LiDAR, quindi in grado di mappare tridimensionalmente le stanze e tutti i luoghi dove gira e pulisce il nostro robot. Sempre nella parte superiore troviamo tre tasti: tasto home di ricarica, il tasto di accensione e spegnimento e quello per selezionare le stanze. Nella parte sempre superiore non c'è uno sportello apribile, quindi rimane tutto così come vedete. Spostiamo il robot nella parte inferiore, andiamo a scoprire da che cosa è composto. Due ruote motrici, e una lavora indipendentemente dall'altra in modo da permettere al robot di girarsi durante le operazioni di pulizia. Nella parte superiore ci sono due spazzole per pulire gli angoli anche più remoti della vostra abitazione, scelta molto azzeccata perché tante aziende mettono solamente una spazzolina, il che rende difficoltoso la pulizia degli angoli. Poi abbiamo la classica ruota che va a girare per muovere il robot, e nella parte superiore ci sono due sensori. Non so se riuscite a vederli, ma sono due sensori anticaduta che permettono al robot di non suicidarsi quando trova delle scale o comunque un vuoto sotto di esso. Nella parte inferiore c'è il serbatoio che andremo a vedere tra poco, ma analizziamo prima la spazzola. Spazzola molto particolare con setole, ci sono delle setole più dure e delle setole più morbide. Questo andremo a vedere come si comporta durante la pulizia. Come potete vedere, io adesso il robot è completamente pulito, quindi non l'ho ancora utilizzato. La cosa interessante è che il robot riesce, a detta dell'azienda, a lavorare per oltre 100 minuti e quindi aspirare tutta la sporcizia per moltissimo tempo. E andiamo a vedere il serbatoio girando il nostro robot in questo modo e sganciamo lo stesso. Nella parte superiore
C'è il filtro per gli allergeni, quindi un filtro HEPA che va a rimuovere tutti gli allergeni durante la pulizia, anche se non siamo vicini al robot stesso, non permette alla polvere di circolare nuovamente durante l'aspirazione. Sul lato di destra c'è un piccolo serbatoio che serve ad andare a riempire l'acqua pulita. Volete mettere un liquido all'interno che non sia un liquido schiumogeno, altrimenti rischiate di fare i danni e rovinare lo stesso, quindi utilizzate solamente soluzioni non schiumogene. Per il resto qui c'è una fessura che, a mio avviso, vedendola così al momento mi sembra troppo piccola per far passare i peli, però andremo a vedere come si comporta. Sui lati invece ci sono due sensori, due contatti che permettono allo stesso di ricaricarsi. Questo è un sensore di avvicinamento alla base e questo poi è lo svuotamento del nostro robottino all'interno della base. Spostandoci nella parte superiore, due griglie di raffreddamento consentono anche a far filtrare l'aria, ma c'è anche il tasto reset. Nel caso in cui vendiate il vostro robot, dovete reimpostarlo perché lo stesso anche l'applicazione, il tasto reset vi servirà. Ci sono altri sensori posti a sinistra, poi nella parte frontale, eccoli qua, e qui nella parte laterale. Poi il robot è dotato anche di un riconoscimento ostacoli. Nel caso in cui il lidar non riesce a riconoscere l'ostacolo, questo sbatterà contro l'ostacolo, come anche i vecchi robot, e bloccherà immediatamente l'aspirazione. Molto utile anche se avete animali, robot magari va contro un animale, contro il piede di una persona o qualsiasi cosa, si blocca immediatamente e gira per poi riniziare la pulizia. Il robot è dotato anche di un pannetto per la pulizia del pavimento. Tutta l'acqua che inseriamo all'interno del serbatoio viene spruzzata su questo pannetto, che può essere installato in modo molto semplice nella parte bassa, in questo modo, semplicemente facendolo scorrere. Adesso è agganciato e il robot funzionerà anche in modalità lavaggio. Questa è la base di svuotamento automatica, molto carina, piccolina, si adatta a qualsiasi tipo di arredamento, molto bello il viola, ultimamente va tantissimo questo colore viola, e troviamo sopra il nostro contenitore ciclonico che possiamo sganciare in questo modo senza premere alcun tasto. Questo è il corpo principale, foro d'entrata, foro d'uscita, e dove la polvere viene convogliata nel nostro serbatoio. Questi due contatti servono per la ricarica a 12 volt del nostro robottino. Andando invece a vedere il nostro contenitore ciclonico, che è in grado di contenere fino a 2 litri di sporcizia. Ma come avviene i 2 litri di sporcizia? Prima si creavano degli robot aspirapolveri, come anche per esempio i sacchetti del folletto o quello che sia, tutta la sporcizia andava ad intasarsi sul fondo per poi riempirsi immediatamente. Questo è un contenitore che va a far ruotare tutta la sporcizia all'interno in modo da riempirsi per ben 2 litri senza perdere il minimo di potenza, perché la polvere non va ad attappare, se così possiamo dire, il motore, ma va a girare su se stessa. Come si apre? Premendo questo pulsante, lo apriamo. Abbiamo un filtro sempre per gli allergeni, lo mettiamo qua così lo vedete, e poi all'interno c'è un altro piccolo contenitore, che è quello qui, che va tolto, sarebbe proprio l'adattatore ciclonico. Mettiamo anche questo di lato in questo modo, e questo è il nostro contenitore da 2 litri. Quindi prendete la sporcizia e la svuotate in questo modo, ma questa è una cosa che vi farò vedere tra poco. When you feel like falling, I'll be there to prove, yeah, that baby I got you.
about you, baby. That makes me feel complete. Nobody's meant to be fighting alone. That's why I'm taking you home. I never felt something like this before, no. Coming back for your time at the time. Maybe I'm losing my mind, but I know I'll never leave you behind, no. Baby, I got you. When you feel like falling, I'll be there to prove, yeah, that baby, I got you. No matter the distance, no matter the rules, yeah. Baby, I got you. When you feel like falling, I'll be there to prove, yeah, that baby, I got you. No matter the distance, no matter the rules, yeah. Baby, I got you. Una volta installata l'applicazione disponibile per Android e per iOS, veniamo subito catapultati all'interno della stessa. Dobbiamo creare un account per entrare nella gestione del robot. La gestione viene fatta solamente successivamente all'associazione del robot tramite Wi-Fi all'app stessa, quindi al proprio account. La mappa ci mostra in 2D, quindi niente 3D, tutti gli ostacoli e le stanze che sono state mappate dal robot stesso. Attraverso questo pulsante si può andare a gestire la mappa, quindi andare a mettere un nome alternativo oppure impostare delle zone interdette. Premendo ok veniamo catapultati qui dove ci viene detto se aggiungere un muro, aggiungere un ostacolo o aggiungere una zona che non deve essere lavata. Funzionalità molto importante se abbiamo magari dei tappeti o un pavimento molto più particolare, ma vi devo dire che io non ho praticamente mai usato il robot e come lavaggio, perché questo robot a mio avviso è più dedicato all'aspirazione che al lavaggio. Nella parte bassa abbiamo altre impostazioni, quindi se lavare tutta la casa, una stanza in particolare, quindi andare a scegliere magari la stanza B da lavare, la stanza A tralasciando la C e la D, oppure procedere all'aspirazione solamente di queste determinate zone, oppure tramite la voce zona selezionare in questo modo la zona che vogliamo aspirare, quindi dove togliere tutta la polvere. Tornando indietro, rientrando all'interno delle impostazioni del robot tramite impostazioni, vi faccio vedere qualche impostazione in modo molto rapido. La programmazione della pulizia, io ho impostato che il mio robot deve aspirare la stanza tutti i giorni alle 4 di notte in modo silenzioso. Qui abbiamo tutti i registri di pulizia e il robot ha lavorato per ben 9 ore e 7 minuti, ha pulito 448 metri quadrati da quando ce l'ho con 11 cicli di pulizia. Il manager mappa è quello che avete visto poco fa, il set voci possiamo impostare italiano, inglese, spagnolo, tutto quello che volete. Le impostazioni personalizzare la mappa, modalità non disturbare, e l'unità di superficie, l'impostazione del fuso orario, ripristinare le impostazioni di fabbrica se dovete vendere il vostro robot. Impostazioni di svuotamento, il robot svuota con una frequenza preimpostata all'interno del contenitore, quindi io vi consiglio di lasciare su un ciclo, significa che ogni ciclo di pulizia corrisponde a uno svuotamento. Stato dei materiali di consumo, il filtro a che punto è, la spazzola laterale, il rullo a pennello e la pulizia del sensore. Questa è l'unica cosa che potete fare manualmente mentre questi vanno svuotati e cambiati. Andando nella parte bassa possiamo controllarlo manualmente, avanti, indietro, a sinistra o destra, o mandarlo in modalità di ricarica e posizionare il mio robot. Il robot emette una voce per trovarlo. Mettete caso che è rimasto incastrato da qualche parte nella vostra casa da oltre 400 metri quadrati, a parte gli scherzi, lo potete trovare in questo modo. Qui abbiamo l'informazione del dispositivo, l'aggiornamento manuale, manuale istruzioni del prodotto e l'aiuto che ci
indica come contattare direttamente l'assistenza. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa video recensione. Che dire, l'Eura 10S mi sta salvando la vita. Io ho due animali a pelo lungo all'interno della mia abitazione. Lui tutte le volte alle 4 la mattina pulisce il pavimento e rimuove tutti i peli che vanno a finire nel contenitore ciclonico che io svuoto puntualmente ogni 3-4 giorni. Se state cercando un robot che lava il pavimento, questo è idoneo solamente se avete un pavimento molto poco sporco, se così vi posso dire. Io avendo degli animali in casa, il pavimento si sporca molto facilmente perché i cani fanno avanti e indietro per il giardino e quindi è veramente una disgrazia. Ma se avete un pavimento, magari un'abitazione, avete animali, questo può essere anche robot adatto per lavare il pavimento. Che dire, conclusioni, è un robot veramente fantastico, io mi sto trovando bene, mi sta salvando la vita. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un bel like, commentate, a voi non costa nulla, iscrivetevi al canale. Immaginate se tutti quelli che guardassero i nostri video si iscrivessero al canale, saremmo più di 1 milione. Quindi dateci questa grossa mano. Ok, per oggi è tutto e arrivederci al prossimo video da Dario. Ciao!